Io ho sempre sostenuto che questa città avrebbe bisogno di un rafforzamento delle forze dell'ordine e quindi più commissari. Sono sempre stato contrario e non cambio certo idea adesso per i commissariamenti. Noi ancora oggi, noi stiamo per approvare il bilancio di Napoli e abbiamo difficoltà ad approvare il bilancio per un commissariamento del 1981 del post terremoto. Abbiamo difficoltà ad approvare il bilancio perché ancora teniamo sulle nostre spalle i gloriosi commissariamenti della gestione di Bassolino sui rifiuti, sulla sanità e sui trasporti. I commissariamenti sono serviti per sperperare denaro pubblico, per fare affari e per produrre scempio nei nostri territori. E la sanità, francamente, da quello che vedo nelle inchieste degli ultimi tempi e non solo le inchieste, non mi pare che la politica nel passaggio tra Caldoro e De Luca finora abbia prodotto un grande miglioramento, nonostante i messaggi roboanti che sono stati da un anno e mezzo a questa parte emessi a livello politico e a livello mediatico. Io credo che la sanità debba essere gestita in modo ordinario, con le competenze necessarie, dando voce e forza a chi sta nella sanità, quindi i medici innanzitutto, il personale infermieristico, ascoltare di più i pazienti, mettere dei manager competenti che si accorgono se 100 persone non vanno a lavorare, come è accaduto a Loreto Mare. L'idea che la politica abbia mani libere su tutto, considerando poi la politica a cui viene affidato il commissariamento, che è la stessa politica che ha prodotto i commissariamenti da 40 anni a questa parte nei nostri territori, da sindaco di Napoli e della città metropolitana esprimo preoccupazione. Speriamo che il governo invece spinga, così come la regione Campania, per una gestione finalmente ordinaria. Ordinaria significa trasparenza, correttezza, efficienza, ascoltare le persone e soprattutto avere le mani pulite, che come sapete è una cosa che in Italia, soprattutto tra chi fa politica, non è una cosa molto diffusa.